Eccoci ritornati in studio, siamo su Cusano Italia TV, potete vederci anche dai vostri cellulari scaricando l'app, volevamo farvelo sapere così potete seguire il nostro canale ovunque, anche se non siete a casa, se vi spostate, se uscite, quindi scaricate l'app sul cellulare Cusano Italia TV e seguiteci. Via Savoia 31, le donne, la necessità delle donne di trovare un posto, una professione, una declinazione professionale di sé, è una storia vera che è stata scritta dalla compagnia teatrale e che verrà proposta, lo spettacolo verrà proposto, messo in scena dal 3 al 5 dicembre al Teatro Antigone a Testaccio, quindi via Savoia 31, dal 3 al 5 dicembre, Teatro Antigone Testaccio. Ragazze, intanto complimenti per il lavoro che avete fatto, Grazie. riportate i complimenti al resto della compagnia. Avete Prego. scritto insieme, scrivere insieme uno spettacolo di teatro che è stata una storia vera e che è stato un film non è facile. No, diciamo che ovviamente ognuno si è dedicato maggiormente al proprio testo, al proprio pezzo, al proprio personaggio e poi con la supervisione di Francesca e anche del nostro regista abbiamo creato poi un filo comune. Ed è stato molto interessante innanzitutto perché quando scrivi metti sempre dentro qualcosa di te, no? Quindi quella è anche una parte molto importante. E poi partire da un episodio come questo, che comunque sai sia realmente accaduto, ti permette di mantenerti comunque ancorato ad una realtà che sembra molto lontana, ma che in realtà è molto vicina a noi. Cioè, la società negli ultimi 70 anni non è cambiata moltissimo, e anche per quanto riguarda il ruolo della donna. 70 anni sono tanti, 70 anni, cioè non un decennio, non un ventennio, 70 anni. Siamo nel 1950 e le donne sono già molto svalutate, sono già alle periferie della società, sono già poco prese sul serio, in considerazione. Cosa accade nello spettacolo e come raccontate queste donne in sofferenza? Noi partiamo dall'episodio avvenuto il 15 gennaio del 1951 ed è un episodio realmente accaduto appunto in via Savoia 31. Si presentarono ad un colloquio di lavoro per un posto da dattilografa più di 200 ragazze. Da questo episodio parliamo appunto di lavoro di donne e andiamo a raccontare le vicende dei vari personaggi che fanno parte della compagnia e come appunto diceva anche Lucia prima abbiamo il ragioniere, abbiamo la portiera dello stabile, abbiamo le ragazze che faranno il colloquio, nonché una madre che l'accompagna. Quindi è uno spettacolo che si muove da un episodio sicuramente non felice, come vedrete poi nell'epilogo per chi verrà a vederci, quindi non vogliamo svelare troppo, però cerchiamo di trattarlo anche con dei toni molto brillanti, comici, perché comunque il No, infatti stavo connubio. giusto per dirvi, ma almeno a un certo punto la prendete a ridere, Sì, ci facciamo un sacco di non è risate. che c'è Guarda, tanto proprio da per fare. mestiere siamo No, abituati sì a che c'è tanto da questo. fare, cioè davanti ad un dramma abbiamo due Sì, possibilità, piangerci su o prenderla a ridere, cioè prendiamola a sì. ridere Sì, perché infatti. mi sembra uno spreco soffrire per modo di fare troppo radicato in un sistema che non vuole diventare moderno, che era antico e che purtroppo oggi mantiene ancora dei retaggi e dei modi di fare che non sono tanto cambiati. Abbiamo detto 70 anni di tempo e di storia e pochissimi cambiamenti, troppo pochi. Abbiamo le prove della nostra compagnia, vediamo il servizio, poi torniamo in studio. Noi lasciamo la
Teatro Antigone, dal 3 al 5 dicembre, via Savoia 31, la storia di 200 donne che cercavano lavoro. Un bel racconto, un racconto che è stato scritto dalla compagnia teatrale, che è stato un film e esisteva quindi già una pellicola ed è tratto da una storia vera. Abbiamo parlato dell'uso del linguaggio e delle parole. Le parole ci aiutano a capire se gli altri ci stimano, ci vogliono bene, ci rispettano e quanto ci vogliono bene, quanto ci rispettano e ci stimano. Quali sono le parole che usate nello spettacolo? Come raccontate questa triste storia e come trasformate il dramma in un momento anche simpatico? Allora, io credo che prima di tutto noi trasformiamo tutto questo proprio raccontando. Ecco la contronarrazione. Raccontare e raccontarsi serve a consumare appunto anche il peso del dramma. Poi utilizziamo un linguaggio che sotto ha una grande tenerezza per se stesse, per queste donne, perché si parla dei propri sogni e delle proprie aspirazioni in mezzo alle difficoltà di una società familiare e non solo. E poi noi utilizziamo molto anche la lingua del luogo. Via Savoia 31 è a Roma, per specificare, perché se ci quindi se parla romano, ma tornatene a casa tua! Anche un po' ciociaro, quindi andatevene! Me dovete stare a sentire, detto da me proprio... No, fa ridere perché in realtà c'è una pugliese, che sono io, perché è la storia di una donna, come tante all'epoca, siamo negli anni delle migrazioni, no? Verso il nord, passando da Roma per cercare lavoro, ed è la storia di una donna che aveva il sogno di vivere in una grande città e fortunatamente ci è riuscita. Questa è una storia verosimile, non è proprio della storia vera. E tramite, quindi è una storia positiva? Una storia positiva fino a un certo punto, però comunque riesce a riconoscere il valore della sua scelta, anche se ha dovuto accettare dei compromessi, ma non posso svelare troppo, perché siamo in anni in cui... Oggi, nonostante noi ci possiamo permettere di affermarci in una certa maniera, ci arrivano porte in faccia. No, all'epoca, giusto per dire... Arrivavano più che porte in faccia, arrivavano mani in faccia. No, infatti, stavo giusto per dire che c'è un forte parallelismo tra quello che è stato, quindi la storia, il passato e l'attualità, cioè quello che succede oggi alle donne. Interpreti quindi una pugliese, Lucia. Sì, io interpreto la portiera pugliese, quindi intanto come personaggio è sempre colei che sa tutto di tutti, quindi è un po' il carrello della storia, perché cita tutti i personaggi che poi si vedranno e che ha origini pugliesi, si ritrova a Roma a fare la portiera, ripeto, non posso svelare troppo. Beh, abbiamo tantissimi pugliesi eccellenti nel mondo dello spettacolo, noi cosa dire dei pugliesi? Diciamo che siamo eccellenti. diciamocelo. Beh, diciamolo, dai, via. Pugliese di dove? Io sono della provincia. Se viene fuori nello spettacolo. Ah, allora, nello spettacolo no, ho messo una città che non è la mia, però è molto musicale, mi piaceva, ed è Giovinazzo, che è un paese vicino Bari. Sul mare, un paese sul mare. Comunque anch'io vengo dal mare, sono un po' più a sud, ma vengo dal mare. Ma insomma, tutti i pugliesi, anche se sono nell'entroterra, io sono nell'entroterra, conoscono il mare, la bellezza del mare, perché insomma l'abbiamo comunque a pochi chilometri da casa. Il pugliese ha delle caratteristiche particolari, insomma, dicevamo, ci sono tanti pugliesi eccellenti nel mondo dello spettacolo. Lino Banfi ha segnato la storia del cinema, dello spettacolo italiano, ed è un uomo che ha sofferto molto, insomma. Lino Banfi fino a 40 anni non era nessuno praticamente, poi è stato scoperto ad un certo punto e è diventato quello che noi sappiamo e che conosciamo. Esatto. Questo per dire che insomma una identità pugliese esiste anche nella società. Quindi questa donna fa la portiera, sa tutto di tutti. Sa tutto di tutti, vive, però per lei è un grande privilegio vivere, perché parliamo di una via di Roma, di un quartiere che si chiama Parioli, che quindi è un quartiere di un certo rango, e quindi è uno stabile molto bello. E il suo sogno era fare la sarta delle sorelle Fontana. Non potrà farlo per una serie di motivi, però mantiene questa purezza in questo senso, diciamo, si accontenta
di poter vivere comunque in una situazione che non è piccola, perché lei diceva al paese io ero piccola, mi sentivo molto piccola, stretta. Qui sono in una grande città dove posso comunque, perlomeno in questo caso, aspirare a diventare la sarta delle sorelle Fontana. Non ci riuscirà, ripeto, perché accetta un compromesso nella sua vita e vede la carrellata di questi personaggi, soprattutto di queste donne verso le quali ha una grande tenerezza, perché sono tutte giovani, Questo è un fatto vero. In realtà anche il mio personaggio era vero, ha un valore importantissimo perché è quella che poi chiama sempre il questore perché teme che la situazione sia pericolante, parlo delle scale, perché poi avverrà il crollo. Solo che non verrà mai ascoltata e anche qui, forse, una donna non aveva tanta importanza. No, non essere ascoltati è proprio come essere invisibili, cioè tu parli e non interessa. Cioè, esatto. Come non esistere, non esserci, e essere proprio delle persone completamente sconsiderate. Lucia Ciardo quindi interpreta questo personaggio molto interessante, giustamente da giovinazzo a Roma il passaggio è quello che è, cioè qua non ricapita, vivi ai Parioli, infatti, sì. Vieni da questo paesino bellissimo dove c'è il mare, ma sei comunque in una grande realtà, ti senti grande, ti senti cresciuto. Maria Teresa Rotta, qual è il tuo personaggio? Il mio personaggio è un po' particolare. Diciamo che è una donna che si ritrova casualmente a fare questo colloquio perché in realtà lei sta scappando da un furto che ha appena compiuto, perché è una donna che ha poche possibilità economiche, che aveva anche lei grandi sogni, come le altre donne che parleranno in questo spettacolo, come tutte credo le donne tra i 18 e i 30 anni, ma anche oltre, e che aveva appunto questo sogno anche lei di realizzarsi come donna, e che invece si è trovata poi un po' bloccata in una famiglia, quindi nel ruolo di madre, nel ruolo di moglie, senza avere la libertà invece di poter esprimere se stessa, e per una serie di circostanze si ritrova anche in condizioni economiche disagevoli, per cui ogni tanto... Beh ragazze, mi sembra che comunque sono storie difficili quelle che raccontate, sì, cioè sì, sono tentativi di ascesa ma con tanti problemi, tanti ostacoli da affrontare, cioè sono tentativi da parte di queste donne di cambiare, ma con grandi difficoltà. Sì, nelle difficoltà, insomma. La cosa bella è anche comunque il fatto di aver provato ad immedesimarsi in appunto una società che sembrava molto lontana, ma che in realtà è molto attuale. E se pensiamo, penso a volte, la mia nonna era nata nel 28 e nel 51 aveva perfettamente l'età per poter fare il colloquio, quindi cercare di rivivere un po' quello che hanno vissuto i nostri nonni e immaginare di vedere il mondo con loro, con il loro sguardo, aiuta tanto forse a capire anche un po' di più su se stessi e sulla società che viviamo ora. Sì, certo, il punto è che i cambiamenti non sono così eclatanti. Esatto, il confronto con i nonni è un confronto importante, anche con i nostri genitori, senza andare tanto lontani. Il problema è che le cose non sono molto cambiate, quindi erano storie di sofferenza difficili e oggi non lo so. Ma noi nutriamo comunque la speranza, perché tante cose sono cambiate, anche poterne parlare oggi in questa maniera, sì. Un tempo non era possibile, sì. E quindi partire sempre da un'educazione proprio del proprio valore credo che sia fondamentale. Non sempre serve, perché poi gli esiti che sappiamo sono quelli che tu hai citato, parlando di donne di potere, linguaggio, social, sì. Quello che diceva la dottoressa. Però continuare a nutrire la stima verso se stessi come donne credo che sia la cosa sulla quale non dobbiamo demordere. Sì. Beh sì, siamo persone che comunque continuano ad alimentare i propri sogni. Le donne più odiate sono Teresa Bellanova, Giorgia Meloni, Barbara D'Urso, Fiorella Mannoia, Mirta Merlino, Selvaggia Lucarelli, Chiara Ferragni, mica stupide. Sono tutte ragazze che hanno un nome che si espongono. E poi hanno anche una intelligenza. Sì. Cioè non è che stiamo parlando di un personaggetto, stiamo parlando di di persone strutturate. La differenza sta nel fatto di esporsi, cioè finché sei una bella donna o sei comunque una donna che sta nel suo ruolo, nel suo posto, vai benissimo, buongiorno, buonasera, ok. Quando vai un po' oltre, cioè quando
dici qualcosa in più, quando ti esponi, quando prendi posizione, immediatamente l'uomo ti guarda in un modo diverso. E questo perché ancora siamo figli di quella cultura per cui la parità di genere siamo noi donne spesso per prime, esatto, a non portarla avanti, a non crederci, appunto. Sì. Quindi è per quello che tutte queste persone che hai citato, condivisibili o non condivisibili i loro pensieri, ma quello che le accomuna è la forza di dire quello che pensano. Di esporsi, la forza di esporsi, sì. Il coraggio di esporsi, il coraggio di metterci la faccia e di dire quello che pensano. Forse sono anche donne molto libere, non lo so, non sono protette, non saprei dire, ce ne sono tante di donne che si espongono e allora perché alcune vengono bersagliate e altre no? Non lo so. È anche invidia, eh. Purtroppo sì, è vero, molto molto vero. E allora che si fa contro tutte queste negatività? Si ride, per fortuna nel vostro spettacolo a un certo punto c'è questa trasformazione, questo passaggio dalla tragedia alla commedia, quindi c'è un momento in cui si dimentica il dramma. Qual è il personaggio che fa più ridere, ragazze? Ma un po' tutte nel proprio. C'è anche il personaggio di una giovane donna ciociara, che è quella che poi facendo il colloquio rappresenterà anche la difficoltà di fare un colloquio come giovane donna e subirà proprio quelle meschine osservazioni che gli uomini fanno durante i colloqui. Ti vuoi sposare? Quello è già educato. Quello già è oltre. Ti vuoi sposare? Sì. Vuoi fare figli? Vuoi fare figli? Via, ciao, le faremo sapere. E questo è già educazione. È interpretato da Francesca Targa? No, da Gloria Giovannelli. Ah, okay. Francesca Targa rappresenta la madre. Vabbè, questo è una cosa storica, no? Da il film con la Magnani che portava la figlia a fare, Provini, lei porta a fare il colloquio. Lei porta a fare il colloquio alla figlia perché investe sulla figlia sperando che diventi una donna autonoma, perché è quello che lei non è riuscita a fare in alcuni momenti della sua vita. Esatto, e quindi è molto arrembante, una donna molto arrembante, e anche lei romana proprio. E poi il nostro ragioniere. Poi c'è ragioniere, l'unico uomo della compagnia, non possiamo dargli spazio. Che subisce, perché uno oltre al regista, il nostro regista è l'uomo che coordina tutto quanto. Che coordina, che al suo punto di vista maschile ci fa molto piacere, perché noi non vogliamo discriminare, ma cercare di integrarci ce l'abbiamo fatta. È importantissimo. Quindi vuol dire che si può. No, è importantissimo, infatti il maschile e il femminile non devono stare in condizioni diverse, ma sullo stesso piano, quindi dobbiamo confrontarci, dobbiamo stare insieme, perché noi abbiamo bisogno di loro, noi abbiamo bisogno degli uomini e gli uomini hanno bisogno di noi. Dobbiamo stare insieme bene, in un rapporto sano, si può fare, non è facile, ma si può fare. Quindi a un certo punto si ride, ci sono dei personaggi simpatici che spezzano un po' la tensione. Beh, è uno spettacolo da vedere, insomma. Abbiamo detto 3-5 dicembre, Testaccio Teatro Antigone. State facendo le prove in questi giorni? Stiamo facendo le prove e noi vi invitiamo a venire, perché l'abbiamo detto all'inizio, no, Maria Teresa? Esponetevi, ecco, esponetevi e venite a teatro, anche perché il teatro nutre. È importante, il teatro nutre la mente, il teatro è una di quelle cose, come il cinema, l'arte in generale, che davvero nutre l'anima, quindi non... Va bene ordinare online e mangiare a casa, però una sera magari si può andare da qualche parte, uscire di casa, non rinchiudersi a guardare le serie in televisione, che va bene anche quello, per carità, va benissimo anche quello, però facciamo che cominciamo a riprendere una vita sociale normale, cioè si può andare fuori. Sì, no, vabbè, poi il teatro ha una magia diversa, il pubblico vive lo spettacolo con l'attore, quindi c'è un'interattività diversa che non ha niente a che vedere neanche col cinema, figuriamoci con Netflix, dove possiamo vedere le serie televisive quando vogliamo, quindi va bene in pandemia o quando non abbiamo proprio voglia di uscire. Il teatro ha un sapore diverso. Via Savoia 31, dal 3 al 5 dicembre a Testaccio, al Teatro Antigone. Ragazze, avete scelto di raccontare questa storia per un motivo, credo. Potevate raccontare un'altra storia, un altro episodio, potevate occuparvi di un'altra vicenda. C'è un perché? Ma io c'è credo. Un motivo. Allora, prima di tutto, il progetto nasce da Francesca Targa, che salutiamo. Ciao. Per cui parlo per me, ma insomma sappiamo tutta la storia. Mi ha detto: Lucia, mi piacerebbe molto parlare di questa storia, perché parla di donne che sembrano e lo sono molto attuali. Parla di noi,
della nostra difficoltà e caparbietà di cercare di essere delle donne autonome e rispettabili. Quindi l'abbiamo scelto per questo, poi forse non è proprio un caso che in questo periodo, a maggior ragione, con tutti insomma i problemi che ci sono nel mondo e nella società, è brutto dirlo, però è così, il nostro mestiere e il teatro sono sempre quelli più bastonati. Insomma, restrizioni, misure, eccetera, noi per cercare siete di... Siete stati chiusi 2 anni. Per cercare di stare a galla ci inventiamo, come si dice a Roma, la qualunque perché non sono romana. Siete solo attrici? Solo attrici o fate anche altro? No, io personalmente faccio anche altro nella vita, sono una semplice impiegata, almeno lo ero fino a prima del Covid, quindi tornerò probabilmente a fare altro, invece Lucia, come altri, insomma, sono attori 100% puro sangue. 100% attori? La difficile vita dell'attore, no, ma infatti quando vi ho introdotto, e proprio per questo vi dicevo, io vi ammiro, vi stimo molto, perché le dinamiche dello spettacolo non sono semplici, del mondo dello spettacolo non sono semplici, e gli attori, per gli attori è un continuo resistere, un continuo tentare, provare e andare avanti. No, hai fatto bene invece, no? Chi me l'ha fatto fa, perché non potevo fare altro, non potevo altri lavori, altri mestieri, quindi è giusto così. Il problema è che è un continuo andare oltre gli ostacoli. Alla fine diventi l'incredibile Hulk. Su questo sì. Quando è nato il concetto di resilienza durante il lockdown, per noi è un concetto superato. Noi viviamo in resilienza sempre, quindi siamo abituatissimi. No, però il problema del lockdown è che siete stati fermi, quindi oltre al problema economico c'è il problema della mancata espressività. Sì, cioè il punto non è solo rientrare coi soldi, ma dare voce alla propria passione, al fuoco che l'attore ha dentro, e l'attore ce l'ha, perché se no non resiste, lascia perdere e fa altro. Sì, è proprio così, hai ragione, c'è un momento in cui proprio manca proprio le tavole del palcoscenico, è vero, è il nostro strumento, per cui cioè, quell'odore del camerino, del palco, anche dello stare insieme, anche la vita delle compagnie è bella, dove c'è un buon rapporto tra gli attori, è uno stare insieme positivo, costruttivo, diventano famiglie le compagnie teatrali, piccole famiglie, quelle appunto dove c'è un buon rapporto. Voi siete tutte donne con un uomo, quindi sicuramente tra di voi va tutto bene. Ma sì, anzi vogliamo ricordare i nomi degli altri. Francesca all'inizio, c'è cioè Gloria Giovannelli, e Massimo Folgori, il nostro uomo, e il nostro regista Davide Macaglione, questo mitico punto di vista visionario, per cui noi li ringraziamo, anche perché sostenere 4 donne non è facile. Quindi 4 donne contro 2 uomini. Sì, altri lavori, altri progetti, Lucia, visto che sei in ce ne sono in pentola, e a marzo farò uno spettacolo con un'altra collega, Barbara Abbondanza, uno spettacolo, se vuoi ne parleremo, perché si parla di linguaggio anche lì, si chiama Acciattone, e parliamo della vita nelle chat, e quindi delle relazioni che si creano nelle chat. E quindi tutta un'esplorazione su un certo tipo di linguaggio, anche violento. Io ascoltavo con attenzione prima, abbiamo fatto delle scoperte pazzesche. Immagino. Anche quello sarà molto divertente, perché a maggior ragione bisogna riderci su. E allora fateci sapere, teneteci aggiornate sui prossimi progetti. Noi intanto ci vediamo a teatro. Io sarò con voi la sera della prima. Bene. Ci sarò. Abbiamo i testimoni, dicembre al Teatro Antigone a Testaccio, via Savoia 31. Passate a trovare la compagnia Tacchi su Misura. Vi aspettiamo, mi raccomando, numerosi. Grazie a Maria Teresa Rotta e Lucia Ciardo. Grazie ragazze. Beh, muannatevene. Grazie, è stato bellissimo. Ciao a tutti. Ci aspettiamo a teatro.